Una misteriosa civiltà emersa dalle nebbie del tempo, emersa casualmente, così come accadde per la mitica città di Troia. Stiamo parlando di una altrettanto mitica città, la città di Aratta, che potrebbe addirittura essere la capitale dell'altrettanto misteriosa civiltà di Giroft. Enigmi antichi persi nelle nebbie del tempo, ma forse queste nebbie stanno iniziando a diradarsi. Restate con noi per scoprirle di più. Anno 2001. Dopo un lungo periodo di siccità, il fiume Alil Rud finisce di esistere. Cessa di esistere, non c'è più. Al suo posto rimangono molti oggetti particolari, vasi, monili, ma soprattutto si rivela l'ingresso di una antica tomba. La popolazione locale ne approfittò subito per sottrarre e vendere al mercato nero quanti più oggetti possibili. E tutto questo durò fino al febbraio dell'anno successivo, quando la polizia locale riuscì a sgominare questo commercio, a porre fine al commercio dei reperti ritrovati nel letto del fiume. Reperti che risalivano al terzo millennio avanti Cristo. Successivamente, nuovi scavi archeologici vennero condotti nella zona, scavi che iniziarono nel 2003, scavi dai quali parte appunto la storia che stiamo per raccontarvi. La città di Giroft si trova nel Kerman, una delle 31 province dell'Iran. E secondo gli studiosi potrebbe trattarsi di una civiltà che sarebbe in grado di strappare il primato alla Mesopotamia che viene riconosciuta oggi come la culla della prima civiltà urbana. Tutto questo si basa su uno dei tanti ritrovamenti, un frammento con incisi caratteri in elamico lineare, un tipo di scrittura che prosperò appunto nel terzo millennio avanti Cristo. Alcuni scavi condotti nell'area portarono alla scoperta di bassorilievi alquanto particolari. Si trattava di uomini serpente, uomini che al posto delle gambe avevano appunto una coda di serpente. Un ritrovamento davvero unico per quella zona, anche se in altri luoghi limitrofi si erano ritrovate raffigurazioni di uomini scorpione e uomini aquila. Ma per quale motivo la misteriosa civiltà di Giroft viene accostata all'altrettanto antica e misteriosa città di Aratta? Il termine sumero Arattu, tradotto nell'epopea di Gilgamesh, significa splendidamente e indica la città di Aratta, la città delle sette montagne, città sulla quale gli studiosi, i ricercatori, gli archeologi hanno perso gran parte del loro tempo, hanno dedicato grandissima parte dei loro studi, ma che non è mai stata effettivamente individuata, anche perché nelle 450.000 circa tavolette di argilla che sono pervenute fino a noi non esiste alcuna menzione che riguardi questa città. Eppure nelle varie epopee si parla spesso di Aratta o addirittura di fare le cose alla maniera di Aratta. Ma questa città è realmente esistita? Eppure, anche in assenza di riscontri scritti, il mito di Aratta era
molto popolare e conosciuto nel popolo sumero e si riferiva anche a una famosa battaglia condotta tra le città di Uruk e Aratta intorno al 3000 a.C., battaglia che, a detta degli storici e di molti ricercatori, presenta degli aspetti davvero molto molto inconsueti. Questo scontro, più che un vero e proprio scontro bellico, sembra raccontare in realtà una grande e vasta migrazione, la migrazione di popoli che in seguito ad un grande cataclisma, quale potrebbe essere ad esempio il famoso diluvio universale, iniziarono a stabilirsi sulle montagne. D'altra parte, ricordiamo sempre che le grandi civiltà nascono proprio da migrazioni di popoli provenienti dalle montagne, così come la civiltà dei Sumeri. Quindi popoli sopravvissuti a grandi cataclismi e probabilmente sopravvissuti insieme anche alle loro conoscenze, conoscenze che potevano avere dei risvolti abbastanza particolari, conoscenze che secondo alcuni potevano anche non provenire da questo mondo. Coloro che scamparono al cataclisma o che scamparono alla distruzione che si svolse quando le città di Uruk ed Aratta si scontrarono, probabilmente salirono sui monti e ridiscesero come vere e proprie divinità, in quanto in possesso di capacità e tecnologie e soprattutto ricordi pratici che coloro che erano rimasti nelle pianure non avevano più e attraverso i quali riuscirono in qualche modo a ricostruire la loro civiltà o comunque nuove civiltà basate su ricordi che non erano del tutto ancestrali probabilmente, ma sicuramente molto più terreni di quanto si possa pensare. Ma questi grandi cataclismi, queste grandi battaglie, perché hanno solleticato la curiosità di molti ricercatori, soprattutto dei cosiddetti ricercatori di confine? Perché le modalità attraverso le quali si sono svolti questi eventi sembrano contenere delle informazioni alquanto particolari o comunque informazioni che non dovrebbero essere proprie dell'epoca alla quale ci stiamo riferendo. La battaglia tra le città di Uruk ed Aratta fu soltanto una battaglia alla maniera di come noi possiamo immaginare le battaglie degli antichi popoli, oppure coinvolse tecnologie che all'epoca non dovevano assolutamente esistere e che probabilmente in alcuni casi non dovrebbero esistere neanche oggi? Allo stesso modo di Mohenjo-Daro, è possibile che guerre atomiche combattute tra esseri non di questo mondo ed esseri umani si siano svolte in quel periodo? Siamo intorno al 3000 a.C. E queste tecnologie agli umani chi le diede? Queste idee, queste informazioni da dove provenivano? Parte tra l'altro gran parte della narrazione che fa parte della cosiddetta archeologia misteriosa, cioè di quell'archeologia che tenta di ritrovare, di rileggere la storia in chiave diversa, per alcuni in chiave addirittura eretica. Queste tecnologie erano davvero aliene? Oppure erano tecnologie che erano possedute da coloro che sopravvissero al cataclisma e che, come dicevamo prima, dopo scesero dalle montagne e vennero venerati come delle divinità? E anche se così fosse, a questi ultimi chi comunque aveva dato queste particolari tecnologie? Nel nostro caso potremmo azzardare una ipotesi.
una civiltà in parte sconosciuta che in seguito ad un cataclisma in parte terrestre ma in parte anche di probabili origini aliene, di conflitti con popoli non di questa terra, decide di emigrare, di fuggire, di salire sui monti per trovare riparo. Quando scendono si dividono in due gruppi, uno che si dirige verso sud e che in seguito farà nascere la civiltà dei Sumeri, ed un altro invece che probabilmente è il gruppo originario della nostra misteriosa civiltà di Giroft. Ancora una volta domande inquietanti, domande che non hanno risposta, domande che quasi sempre vengono ignorate dall'archeologia ufficiale, in qualche modo stigmatizzate, ma che potrebbero avere una loro logica, domande avvolte nelle nebbie del tempo. Riusciremo a trovare le risposte? Noi di certo non le abbiamo. A voi rielaborare, approfondire e magari parlarne con noi nei vostri commenti. E facendo i vostri commenti, mi raccomando, se vi fa piacere, iscrivetevi anche al canale. Basta semplicemente un click. L'appuntamento è per la settimana prossima. Grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti.